Questo video ha 10 milioni di visualizzazioni e mostra un robottino stupidissimo. Una macchina con un interruttore che se lo premi esce una manina e te lo rimette a posto. Una macchina inutile ma divertente che è stata programmata con Arduino. Una piattaforma open source che permette a tutti, in maniera relativamente facile, di costruire i propri robot. Anche a Yakidale, che durante il Covid ha costruito un braccio robotico facendo più di 1 milione di views, realizzandolo appunto grazie ad Arduino. Ci sono ondate di video su YouTube di persone che hanno costruito qualsiasi cosa: stampanti 3D, droni, macchine intelligenti, luci intelligenti, ogni tipo di cosa. Addirittura durante la pandemia sono stati costruiti respiratori grazie ad Arduino. L'università di Oxford ha costruito questo respiratore open source per malati di Covid che usa un Arduino dentro, e ne hanno fabbricati 7500 usando una specifica scheda Arduino. Questo esperimento che abbiamo fatto ci hanno portato a lavorare con l'università di Harvard e collaborare con loro con questo corso. Eh sì, anche l'università di Harvard ha corsi che insegnano a programmare per Arduino, e proprio quando ero ad Harvard ho conosciuto Massimo Banzi, cofondatore, ex CEO e attualmente presidente di Arduino. Oggi siamo qui a Boston perché comunque sono venuto a trovare loro del Sensible Lab dell'MIT. Alla fine dei conti comunque un sacco delle cose che facciamo noi sono tecnologie che hanno un utilizzo sia professionale ma anche come strumento per fare ricerca, per imparare come usare queste tecnologie, per cui è interessante andare nelle università, lavorare con gli studenti, ascoltiamo quello che dicono gli studenti, i professori, gli assistenti, cerchiamo di capire appunto quali sono le cose che per loro sono complesse da risolvere, difficoltà, idee, sempre quello che dice: caspita, se esistesse un aggeggio che fa sta cosa, e tu dici: ah, interessante, se me lo segno, e se ci capita sì. Qual è la persona secondo i tuoi parametri più figa che hai incontrato grazie all'Arduino? Sono stato a cena con Jeff Bezos una volta. Dicono che sia molto simpatico e che rida molto. Allora, Jeff Bezos gli frega solo dello spazio, perché lui organizzava questo evento che si chiama Mars, che è una conferenza, una specie di TED privato, che organizza Palm Springs, dove Mars vuol dire Machine Learning, AI, Robotics e space. Quindi Arduino, perfetto. Tra l'altro Arduino si può spostare anche per lo spazio in realtà. Sì, c'è gente che l'ha usato. Massimo per anni ha girato per università, fiere, per scoprire quali fossero i progetti degli studenti e dei ragazzi, dargli consigli e aiutarli a svilupparli meglio. Anche perché molte imprese di successo sono nate prototipando e testando i loro prodotti, creandoli proprio grazie ad Arduino, senza il quale moltissime persone probabilmente non si sarebbero neanche mai interessate alla creazione di cose e alla robotica. Secondo me tutto il mondo delle stampanti 3D, ma guardate, ci sono ancora un sacco di stampanti 3D che hanno dentro appunto dell'hardware che è di derivazione. Che è nato da Arduino. Arduino. Bene, ma partiamo dalle origini. Sono riuscito a bloccare Massimo Banzi un'oretta nella lobby del nostro hotel per farmi raccontare un po' la sua storia e quella di Arduino. Beh, Arduino nasce in una scuola di design a Ivrea, in un edificio che una volta era l'edificio dove c'era ricerca e sviluppo l'Olivetti, che affronti il tema dell'interaction design, che è un po' la prossima frontiera del design, dove invece di guardare, diciamo, la forma degli oggetti, guardiamo come gli esseri umani interagiscono con gli oggetti tecnologici. E tu prima di andare in questa scuola di Ivrea, qual è stato il tuo percorso? Ho studiato elettrotecnica, però poi ho fatto sempre software. Ho finito le superiori, il giorno che ho finito le superiori sono andato a lavorare con il mio professore delle superiori e sviluppavamo hardware, software, varie cose. Poi facevo anche l'università, però poi alla fine avevo bisogno di andarmene da casa perché ho parcheggiato l'università. Da lì io sviluppavo tantissimo software, cercavo sempre un po' di vedere qual era la prossima cosa. In quegli anni lì, primi anni 90, esce fuori un po' il mondo del multimedia. Io ho cominciato a fare molte cose legate al multimedia, che allora era un po' molto complicato. Poi ho cominciato a lavorare su siti web semplicemente perché avevo un gruppo di amici, erano i primi sviluppatori di siti web in Italia. Sì. Quando avevo 25 anni, quelli di Italia Online cercavano qualcuno che potesse lavorare sulla parte web, e anche lì un altro gruppo di miei amici fanno: guarda che lui è la persona che avete bisogno. Sono andato a lavorare in questo posto a mettere insieme il gruppo, e l'ho fatto crescere per circa 2 anni qualcosa. Poi quando sono tornato ho lavorato in un fondo di investimento dove facevo il CTO, però poi alla fine è stata una serie di cambiamenti, io decisi che volevo cambiare un po' vita. Era un fondo di investimento che era legato al mondo telecom, pagine gialle. Quindi riassumendo, Massimo Banzi non ha fatto il liceo ma l'istituto tecnico, al termine del quale è subito andato a lavorare per un suo professore che sono un po' un suo mentore. Essendo già da giovane appassionato di circuiti ma anche di internet, che al tempo era una cosa nuova, già prima di Arduino Massimo Banzi si è fatto un nome creando siti web per aziende e poi facendosi assumere per un fondo londinese. Stanco però della vita corporate e strutturata dell'azienda, è tornato in Italia per andare a fare il professore in una scuola di design, cioè l'istituto di design ad Ivrea, ed è qua che cambia tutto. Mi hanno fatto un colloquio, dovevo rimanere un paio di settimane per aiutare gli studenti con dei progetti e sono rimasto 4 anni. L'idea è che di solito si ha a che fare con la tecnologia ma non si è limitati con lo schermo del web, ma è tutto quello che c'è intorno, tutti gli oggetti. E se tu cerchi di comprare un biglietto della metropolitana in giro per il mondo, in certe città fai 4 click, ti esce il biglietto, e in altre città devi avere un manuale che devi seguire per capire come fare, no? E quello lì è un po' la differenza di aver progettato le cose in maniera verso l'utente, questa idea del design centrato sull'utente, no? User-centered
design, dove tu parti da un utente e disegni una cosa, mentre molti oggetti sono sviluppati da persone che si preoccupano principalmente della tecnologia, e poi se l'utente ce la fa, ce la fa. Purtroppo molte persone si accontentano di oggetti che sono difficili da usare perché non ci sono alternative, e questo diventa difficile, no? Quindi il design è stato centrale in quel momento. Certo, però se tu guardi, ci sono alcuni prodotti come quelli della Apple che sono disegnati dove il design è centrale, chiaramente la gente è disposta a spendere un sacco di soldi per avere un oggetto disegnato bene. Quindi questo era, diciamo, l'ambiente accademico in cui ti trovavi, questo era l'obiettivo, diciamo, della scuola. Che le scuole di design sono un po' diverse rispetto agli ambienti accademici classici, perché si è molto centrati sul progetto, sul imparare facendo le cose. Questo ambiente prevede appunto che gli studenti debbano però spesso imparare a usare l'elettronica e il software in giro di poco tempo, per cui quello che facevo io era fare un corso per fare in modo che loro potessero imparare a usare l'elettronica per fare prototipi nel giro di breve tempo. Chiaramente mi sono accorto che gli strumenti che c'erano allora o costavano un sacco di soldi, erano difficili da usare, erano difficili da importare perché magari venivano dagli Stati Uniti, o erano fatti per ingegneri, perché erano molto difficili da comprendere per chi non era già un ingegnere elettronico. Per cui abbiamo cominciato a fare un po' di prototipi di cose, poi ho cominciato a lavorare con uno studente, poi ho cominciato a lavorare con un po' di altre persone del mio ambiente. Abbiamo fatto una serie di progetti e l'ultimo progetto di questa sequenza poi si è chiamato Arduino. Il progetto di Arduino nasce dalla necessità degli studenti di poter realizzare in maniera facile, senza conoscenze pregresse, dei circuiti senza però neanche spendere un capitale. Quindi la scuola di Interaction Design ad Ivrea è cruciale. Ivrea infatti è la terra dove è prosperata la Olivetti, un'azienda d'eccellenza in Italia che per un periodo molto breve stava per diventare la Silicon Valley del mondo. Infatti i primi computer di transistor sono stati realizzati proprio là, lasciando anche dopo la morte dei fondatori, a distanza di decenni, un tessuto produttivo unico nel territorio, dove era possibile trovare in un unico posto fabbriche di schede, circuiti e componentistica. Tutta la filiera in un'unica zona d'Italia. Qui avere tutta la filiera completa in un solo posto in Italia era una cosa molto unica. L'idea era un po' quella di capire come costruire uno strumento che accelerasse questo percorso, ma che fosse il più open source possibile, per renderlo il più aperto possibile. Questo perché l'obiettivo era farlo utilizzare a tutti. Non era un'idea di business, era una soluzione a un problema, punto. Sì, ma infatti io credo sempre che le uniche aziende che funzionano bene sono aziende che partono da un bisogno vero di un gruppo di persone e poi tu da lì tiri fuori l'azienda. Se tu parti da una necessità umana e poi dopo pian piano capisci che c'è un modello di business attaccato dietro, allora quella è una cosa è più funzionale. E tu come li hai conosciuti i tuoi cofondatori? Il mio cofondatore americano, cioè, è sempre stata una persona che già all'inizio, molti anni fa, pubblicava su internet la struttura dei suoi corsi, tutta la documentazione, perché ero già molto aperto a condivisione, no? Per cui un giorno che ero qua negli Stati Uniti ci siamo sentiti e ci siamo visti, abbiamo chiacchierato un po'. Quindi online? Sì, gli ho mandato dei messaggi e poi io ero a San Francisco, lui era a San Francisco e ci siamo visti. Abbiamo chiacchierato di una serie di cose, abbiamo capito che avevamo dei temi che ci interessavano comuni. Quest'altro fondatore che insegna in Svezia l'avevamo invitato per fare un progetto lì a Ivrea e poi abbiamo iniziato a lavorare insieme. Un altro fondatore era uno dei nostri studenti, che era uno che aveva fatto il triennio all'MIT, per cui diciamo era uno che codava abbastanza come un drago. Ben presto Massimo e gli altri fondatori, cioè altri professori con cui era entrato in contatto grazie a internet e uno studente della scuola di Ivrea, si rendono conto di poter essere utili anche ad altre scuole e non solo, anche ad amatori, aziende, professionisti, insomma a tutti. E per questo si rendono conto che Arduino non è semplicemente un progetto scolastico, ma può diventare un vero e proprio movimento open source. Open source secondo me è un modello molto importante, perché chiaramente mette una serie di persone assieme per un bene comune, chiamiamolo certo, così. Anche il vantaggio di avere contributi da tutti, no? Sì, certo. Poi appunto i contributi da tutti vanno sempre un po' gestiti. Poi purtroppo ci sono tanti casi anche nella storia di gente che magari ha contributo all'open source e ci ha messo dentro delle cose che erano in realtà proprietarie di un'azienda e ha voluto fare dei casini. Per cui adesso ci sono dei meccanismi che usiamo nell'open source per fare in modo che quando tu mi dai 10 righe di codice, sono due, firmi virtualmente un pezzo di carta digitale che dice io ti garantisco. Sono uno scarico di responsabilità. Esatto. Il fatto che Arduino fosse open source è stato cruciale. L'obiettivo di Banzi infatti non era quello di fare due soldi in più, altrimenti sarebbe rimasto a Londra a fare il mega manager nei fondi di investimento. L'obiettivo era ben più alto, cioè permettere a tutti di prendere in mano la tecnologia elettronica in maniera veloce ed economica. Insomma, abilitare le persone a fare cose. E per questo essere open source è stato fondamentale. Inoltre, la scuola di Ivrea ha chiuso nel 2006 e il progetto di Arduino è nato poco prima, nei due anni precedenti. Per cui rendere il progetto open source è stato anche un modo per scongiurare l'ipotesi che chiudendo la scuola avrebbe chiuso anche il
progetto all'interno di essa. Secondo me l'open source ha il vantaggio che tu puoi guardare dentro le cose, puoi imparare guardando le cose fatte. Il fatto di essere open source ha permesso a un sacco di persone di prendere il progetto delle schede Arduino e estenderlo per farci altre cose, che è stato utile. All'inizio un sacco di schede madre di stampanti 3D non erano altre che l'Arduino Mega con aggiunte dei pezzi che poi facevano la scheda madre della stampante 3D. Ad oggi nel mondo delle AI le società for profit hanno tutto open source, tipo l'AMA di Meta. Cosa ne pensi di questa cosa? Sono convinto che i modelli che usano loro in azienda per fornire dei servizi non sono quelli che mettono open source. Quelli che mettono open source sono sicuramente i modelli che usano loro per fare la ricerca e sviluppo. Ma che significa open source? Significa che la tecnologia di Arduino non è segreta né brevettata. I robot che vengono costruiti devono essere accessibili a tutti e riproducibili. Ogni persona contribuisce al progetto condividendo i propri lavori, con istruzioni chiare e precise. Ed è proprio grazie a questo, al fatto che le schede fossero economiche e all'accessibilità del linguaggio di programmazione, che sono nate spontaneamente community di persone che in tutto il mondo si sono messe ad ideare e realizzare cose, lavorando insieme a progetti, migliorandoli a vicenda, su siti, forum, video su YouTube e anche dal vivo. Questo è stato il fenomeno dei maker. In tantissime università sono nati Maker Lab, dove gli studenti lavoravano alle loro creazioni. E nacque anche la Maker Faire, una fiera dove tutti quanti i maker potevano incontrarsi, condividersi le novità e mostrare le loro creazioni, le loro invenzioni. Arduino è cresciuto a macchia d'olio, senza praticamente spese in marketing, ma solo grazie alla community che spontaneamente è nata ed è cresciuta aiutandosi. Quello che abbiamo fatto noi all'inizio è stato: ci sono un sacco di software open source che sono fighissimi, molto belli, ma tutti complessissimi da usare. Perché non ci mettiamo sopra un'interfaccia che in qualche maniera rende facile usare questa cosa? Io ho cominciato un po' da quel problema lì. Abbiamo costruito un'esperienza d'uso attorno a una serie di software molto complessi da usare, grazie anche a un altro mio collega che aveva sviluppato un software per insegnare ai designer a programmare. Noi abbiamo in qualche maniera combinato un po' di quello che aveva fatto lui. Una delle cose che poi abbiamo cercato di capire sull'hardware, come fare a fare delle schede che potessi saldarti anche tu, costruirti anche tu con componenti raggiungibili. Infatti i primi prototipi che ho fatto io erano fatti con questi chip che si trovavano facilmente in Italia perché la gente li usava per guardare gratis la partita. Però erano dei bei piccoli computer programmabili su chip, per cui si trovavano anche al negozietto all'angolo, non so come dire, no? Cui comprare. Quindi sapevi che era potenzialmente accessibile a tutti partire da quei chip. Esatto. Poi abbiamo scoperto che c'erano insomma altri chip che funzionavano meglio, per cui alla fine abbiamo sviluppato una piccola scheda molto semplice, potevi saldarti anche tu. Da lì abbiamo cominciato a fare dei corsi, io a Ivrea, uno in Svezia. Man mano che facevamo questo lavoro abbiamo capito che questa cosa aveva una serie di vantaggi, per cui abbiamo cominciato a fare degli accordi con delle persone che c'erano a Ivrea per far produrre schede in maniera industriale. Ma delle fabbriche o delle persone? Beh, abbiamo cominciato con una persona che ci faceva da contatto con le fabbriche e così lì, poi aveva un'azienda anche lui che faceva progettazione, prototipazione. Però abbiamo sfruttato il fatto che siccome a Ivrea per decenni c'è stata l'Olivetti, e l'Olivetti è stato uno dei pionieri dell'elettronica a livello mondiale, a questo punto c'erano tutte le competenze per progettare, fabbricare, fare tutto nel campo dell'elettronica. Bene, ma in tutto ciò, come facevano a fare soldi? Il progetto non è nato come un'azienda vera e propria, però comunque per andare avanti doveva essere economicamente sostenibile. Chiaramente il primo modo per fare soldi è stato vendere le schede. Beh, allora c'erano due o tre negozi online che servivano specificatamente il mercato nostro iniziale, che erano gli studenti delle scuole di design, ingegneria, architettura, così. C'è un distributore che esiste ancora negli Stati Uniti e abbiamo contattato lui e ha cominciato a vendere negli Stati Uniti. Poi l'università di New York a un certo punto ha adottato Arduino molto presto, per cui l'università di New York ha un suo negozio che vende cose che poi servono agli studenti per i corsi. Ok, e voi in quel periodo come facevate a guadagnare? No, all'inizio l'idea era molto che tu usavi i soldi che guadagnavi e li usavi per costruirti il batch successivo di schede. Certo, per scalare. E tuttora ad oggi Arduino vende milioni di schede ogni anno, ma ha iniziato nel 2006 solamente con poche migliaia. Io con 700 euro ho comprato tipo 1000 circuiti stampati vuoti e questi qua li ho regalati un po' in giro e la gente poteva fabbricarsi le schede. Poi abbiamo messo insieme un po' di soldi che abbiamo ficcato dentro nella produzione, ma erano tipo 2000 euro, che abbiamo messo nella prima produzione di circuiti finiti e quelli li abbiamo venduti a un po' di scuole. Erano tipo un migliaio qualcosa di schede. Pian piano abbiamo preso quello che è arrivato e l'abbiamo rimesso dentro nel batch successivo. Siamo andati avanti così. Fino a vendere quante schede? Nel 2006 a un certo punto una rivista di settore che si chiama Make ha scritto questo articolo per celebrare il fatto che avevamo venduto 10.000 schede, che per allora, per quel mercato lì, sembravano tantissimo, no? Quanto costava una scheda? Circa 25 euro. Siccome gli studenti prima usavano dell'hardware che costava più di 100 euro, il problema è che erano molto attenti a come lo usavano, non facevano tanti progetti. Avete diviso per 4 il prezzo? No, io sono
sono partito da una cosa ancora più terra terra, quando gli studenti andavano tipo in pizzeria, spendevano tipo 20 euro. Allora siamo partiti dall'idea: dobbiamo fare una cosa che per lo studente, vado una volta di meno in pizzeria e con quei soldi lì posso comprarmi la scheda, no? Quindi tutto è partito da un singolo investimento di 2000 euro. Dopodiché i soldi guadagnati grazie alle prime schede venivano utilizzati per produrre ancora più schede. Ai fondatori non arrivava un euro, ma il tutto rimaneva nella fabbrica per poter continuare a produrre ancora di più. Insomma, in termini startuppari moderni, hanno scalato facendo bootstrapping. Se fossero stati in Silicon Valley, avrebbero raccolto 10 milioni di euro. Ma non erano in Silicon Valley. Insomma, Banzi e gli altri cofondatori non hanno fatto una lira per i primi anni, gestendo Arduino come un side project e lavorando principalmente tramite consulenze e con le loro docenze da professori. Scalando però sempre di più, hanno poi depositato il marchio nel 2008, iniziando un nuovo business model. Cioè, se da un lato tutte le persone potevano gratuitamente utilizzare Arduino, produrre robot con l'unico obbligo di rendere pubblico il codice e i loro progetti, se volevi farci soldi, quindi se eri un'azienda che voleva utilizzare Arduino per poi però vendere effettivamente cose, a quel punto dovevi pagare la licenza del marchio. E così è nato il secondo business model di Arduino. Poi a un certo punto il mio collega socio fondatore, che c'era qui a Boston, ha fondato la prima società che serviva per catturare il marchio di Arduino, anche l'idea poi di estenderlo a tutto il resto del mondo. Però siccome il nostro mercato principale è stato gli Stati Uniti, allora si è partito lui da qua. Poi abbiamo fatto anche proprio l'azienda Arduino, deve essere stato tipo nel 2011 più o meno. Dal 2011 in poi è diventato per la maggior parte Arduino e un pezzo l'università. Ah, ok, quindi si è ribaltato. Prima principalmente professore, un po' Arduino e poi... principalmente consulenze, professore e Arduino di notte. Poi invece Arduino di giorno, consulenze di notte. No, basta consulenze perché alla fine... cioè, non servivano più? Che altro perché era complicato, cioè gli italiani già, poi c'era stata anche la crisi del 2009, no? Sì, per certo. Cui avevamo anche un grosso progetto di consulenza in Arizona. Arizona ha avuto lo stesso problema un po' dell'Europa, per cui grosse difficoltà economiche, lo stato dell'Arizona, hanno cancellato sto enorme museo su cui lavoravamo, per cui quello, diciamo, ha creato un sacco di problemi, sono saltate un sacco di cose per quello. Poi in quel momento comunque Arduino è cresciuto a un livello tale... Beh, è cresciuto che... organicamente, senza marketing, senza niente? Se tu riesci a entrare dentro delle comunità molto creative che usano il tuo strumento, quello che fanno è che loro pubblicano progetti fatti col tuo strumento. Certo, magari sono progetti brillanti. Esatto, la gente dice, cacchio, ma che figo, questo lo voglio fare anch'io. L'ho fatto con questa cosa che si chiama Arduino, ah, che storia. Ah, sì, hai descritto l'origine di un trend gigantesco poi in realtà. Se prima fare robotica era impossibile, la maggior parte dei giovani ragazzi che volevano fare i loro piccoli progetti di robotica utilizzavano Arduino. Sì, pian piano è cresciuto. Oltre lo spazio, diciamo, accademico, hanno cominciato gli artisti, i musicisti a usarlo per fare cose. Abbiamo cercato di sviluppare un modello di business che era basato sull'idea che noi avevamo il marchio e che una serie di aziende avrebbero sviluppato l'hardware e noi avremmo dato in licenza il marchio a queste aziende, okay. E ci avrebbero pagato per la licenza. Però l'idea era un po' quella di: tu prendi il nostro circuito open source, lo vuoi usare, basta che tu rilasci di nuovo il file, puoi fare quello che vuoi. Se invece vuoi usarlo commercialmente perché vuoi venderlo con il nome scritto sopra, devi pagare noi. E come mai non avete semplicemente detto chi se ne fotte dell'open source, lo facciamo privato e facciamo un sacco di soldi? Forse l'avremmo dovuto fare, non lo so. L'idea allora era quella di dire: noi facciamo un prodotto che sia open source in modo che si può diffondere in maniera molto capillare. Se io sono in un posto che non ho i soldi per comprarmi la scheda, quella originale, ma la voglio fabbricare io. Nei primi tempi in Cile c'era un sacco di gente che si fabbricava le schede uccidendo la scheda nel lavandino di casa e forandole a mano e saldandosi, però in quel modo lì hanno fatto dei workshop. Era un po' un'idea di poter dare l'accesso a tutti. Poi chiaro, il sistema era: se te lo fai per te, se vuoi farci i soldi devi pagare la percentuale, se vuoi farci i soldi devi pagarmi una licenza. Molti progetti open source partono così, in maniera molto fluida, diciamo così, sì. E poi a un certo punto la gente dice: bene, ora dobbiamo costruire una scatola per fare in modo che le persone che lavorano 100% su questa cosa vengano pagate, mantenendo comunque l'aspetto di open source. Siete riusciti a ottenere dei profitti grazie alla licenza del marchio? In realtà, cioè, i profitti c'erano, venivano reinvestiti direttamente, cioè la fabbrica. E sono stati crescenti di anno in anno? La fabbrica, sì, è sempre stata una curva in crescita. L'azienda che faceva la produzione delle schede si teneva i soldi, produceva il batch successivo, no? Poi per un periodo abbiamo usato un po' un meccanismo di un volano finanziario un po' assurdo, però tipicamente italiano, che tu compravi componenti elettronici da distributori italiani pagandoli a 90 giorni, però li vendevi agli americani che pagano a 30 giorni. Era come avere una specie di prestito. Senza interesse. Sì, oddio. Poi in realtà immagino che siccome ti paghi a 90 giorni pagherai di più che... gli italiani li paghi di più, chiaramente. Però in questo modo qui c'era questo interessante all'inizio proprio, c'è questo volano un po' così. Poi, diciamo,
probabilmente appunto una decina d'anni fa, quando è diventato abbastanza da poter sostenere degli stipendi di N persone per poterlo trasformare in un'azienda vera e propria. Raccontami un po', dal 2011 fino ad oggi cosa è cambiato in Arduino, cioè come si è evoluta arrivando a quello che è oggi? Per diversi anni abbiamo perseguito un mercato che all'inizio c'eravamo solo noi e non era neanche tanto grande. Quando questo mercato si è allargato parecchio, poi c'è stato un periodo della storia in cui la parola maker era una cosa che tutti pensavano che i maker avrebbero cambiato l'umanità. Cioè sì, è nata la Maker Faire, c'erano i vari progetti, in tutte le università c'era l'ufficetto con tutti i robot, con le stampanti 3D. Sì, diciamo che poi in tutti, tra aziende, persone, cioè ogni tecnologia, ogni idea ha sempre un picco in cui ci sono delle aspettative che sono chiaramente realistiche, poi si schiava e poi dopo pian piano riparte in maniera più organica. Ok, e quando è stato il picco della bolla, se possiamo chiamarla, per i maker? Secondo me è stato circa 10 anni fa, dal 2013 al 2016 è stata la bolla dei maker. E quante schede vendevate ai tempi? Il primo milione era stato intorno al 2014-15. E il numero di schede è stato sempre aumentando oppure è diminuito a un certo punto? È stato sempre un trend in salita. Ad oggi quante schede vendete? 2 anni fa abbiamo celebrato che la nostra scheda, quella più conosciuta, che si chiama Arduino 1, ha venduto 10 milioni di pezzi. Però poi noi facciamo, non so, Arduino fabbricherà 100 prodotti diversi a occhio, cioè, per cui il numero esatto in questo momento non lo so e non me lo ricordo. Il modello del marchio di fabbrica che utilizzavate è cambiato? Come è cambiato? Dal 2017 in poi tecnicamente non ci sono quasi più aziende che rendono in licenza il marchio, è direttamente Arduino che fabbrica tutto. Ok, quando avete iniziato a fabbricare voi? Allora, noi non abbiamo una fabbrica di proprietà di Arduino, usiamo delle fabbriche, però il modello è molto diverso, non è che tu dici alla fabbrica fabbrica tutto tu, vendi tu e poi dammi la royalty. Voi adesso incassate e pagate. Lo prendo e lo spedisco, lo vendo io, lo spedisco io, è mio. È un fornitore qualunque. Come Apple fa con Foxconn. Bene, riassumendo così la storia, sembra che Arduino sia stata perfetta, tutto rose e fiori. In realtà anche loro, anzi soprattutto loro, hanno avuto le loro gatte da pelare. Prima tra tutte dover combattere i prodotti contraffatti. Infatti poco dopo la nascita di Arduino, tantissime aziende in Asia, in giro per il mondo, hanno iniziato a copiarla producendo schede contraffatte. In realtà c'erano ancora un sacco di cloni cinesi sul mercato, per cui bisogna cercare di avere un sistema di produzione che sia molto tracciabile, in modo che tu puoi dire questa scheda che hai comprato è sicuramente originale, questa qua è un farlocco. Poi noi abbiamo un team di 3-4 persone che di lavoro gira su internet, cerca di bloccare questi qua che fanno schede farlocche, come quel videogioco una volta si chiama Whack-A-Mole, dove uscivano le talpe dai buchi e tu dovevi le botte in testa, no? Okay. Cioè tu hai 4 persone col martello e 100 persone, certo, che saltano fuori. Tutti questi problemi derivano di fatti da una visione non di business, una visione di mondo, che è quella di fare le cose open source. Se non fosse per quello, il problema delle talpe esisterebbe comunque, ma sarebbe meno grave probabilmente. No, tu puoi fare la roba più proprietaria del mondo, ma se c'è uno che te la vuole clonare, te la clona. Te la clona comunque, esattamente come le borse di Gucci. Quando qualcuno vuole prendere in prestito il tuo look and feel, chiaramente si impegnano, fanno di tutto. Se dovessi tornare indietro, cosa faresti di diverso? Forse sarei andato a vivere in America, da qua l'avrei gestita sicuramente meglio tutta quella storia di Arduino all'inizio. Avrei cercato subito di strutturare tutto come un'azienda immediatamente. Su questa domanda non è sceso nei dettagli, ma fondamentalmente mi ha detto: tornassi indietro, strutturerei tutto fin da subito come una vera azienda. Infatti inizialmente Arduino non è nato come un'azienda, ma come un progetto con la nobile missione di rendere la tecnologia accessibile a tutti. E solo dopo l'azienda è nata come scatola fondamentale per poter gestire il marchio, per poter gestire le persone che erano a supporto della community, per poter assumere qualcuno. E non fatico a capire come mai Banzi dice: tornassi indietro, farei subito l'azienda. Infatti basta leggere su Wikipedia che appunto solo nel 2008 Arduino LCC è stata costituita per gestire il marchio Arduino, e solo in quel momento i fondatori hanno scoperto che il marchio in Italia invece era già stato registrato. Era stato registrato segretamente gli anni precedenti da un'altra persona, quella che si occupava di assemblare le schede nella prima fabbrica, che ha citato Massimo, e che registrando il marchio segretamente ha provato ad appropriarsi dell'intero Arduino. Questo chiaramente si è evoluto in una battaglia legale che poi si è risolta solo molti anni dopo, a scapito dello stress di tutti quanti, di un sacco di soldi e di un sacco di tempo. C'è stato questo periodo in cui il produttore principale in qualche maniera voleva un po' accentrare tutto su di sé, e alla fine siamo riprovati ad accentrare tutto, e alla fine per alcuni aspetti è più semplice così adesso. Comunque, dopo tutti questi problemi, ad oggi Arduino è un'azienda matura, internazionale, che vende milioni di schede, fattura decine di milioni di euro, ma molto più importante, permette a milioni di persone in tutto il mondo di costruire i propri robot e di prendere in mano la tecnologia. Inoltre, proprio in questi ultimi anni l'azienda si è ulteriormente evoluta, creando linee di prodotti apposite per le aziende, in modo da creare un nuovo business model. Quello che stiamo facendo noi adesso parte dal
presupposto che abbiamo visto un sacco di persone usare prodotti che facciamo noi per un uso, chiamiamolo così, consumer, dentro in applicazioni professionali. Mm-hmm. Per cui ci siamo anche resi conto che adesso ci sono letteralmente milioni di persone che hanno imparato a usare Arduino, sanno programmare con Arduino e vanno nelle industrie, per cui risolvono problemi con Arduino. Per cui dal 2019-20 in poi abbiamo iniziato a fare queste linee di prodotto che chiamiamo Arduino Pro, che sono dei prodotti che permettono di utilizzare la tecnologia di Arduino in un ambiente professionale, per cui c'è dell'hardware, è stato progettato, costruito e testato per standard industriali. E la versione enterprise? Chiamiamola così. Però quello che succede è che se io sono una PMI e voglio fare dell'automazione industriale, molti tool per uso industriale hanno queste cose che sono fatti essere molto complessi, perché così una volta che ti sei imparato quello non impari più nient'altro nella vita, no? L'opzione B è che tu ti compri alcuni di questi prodotti industriali di Arduino, se sei in Italia ti pigli un qualsiasi persona che è uscita dall'ITIS e la sa usare Arduino, ma per cui li metti lì a sviluppare cose. Per cui diciamo che l'idea è che tu permetti a un ampio spettro di aziende di fare prodotti industriali con hardware industriale, ma con software e conoscenze che magari vengono da... E questa è una linea di business maggiore, immagino. Sì, diciamo che è quella sulla quale poi Arduino sta puntando adesso, no? In tutto ciò, Massimo Banzi nella vita non si è occupato solamente di Arduino, ma è stato un professore a Lugano per tutti questi anni ed è un appassionato di tecnologia e storia della tecnologia. Per cui, uscendo da Arduino, gli ho fatto un po' di domande su quello che è l'attuale contesto nel mondo tecnologico, a partire dall'AI. Integrare un qualche tipo di large language model negli strumenti è una cosa potenzialmente interessante. Molto spesso quando qualcuno parte a programmare, crede molto del modello Arduino basato sul fatto che io prendo un esempio fatto da qualcuno, lo sistemo, parto da quello, lo modifico e faccio il mio programma. Per cui se io ho un modo per farmi spiegare un pezzo di software prima che io lo uso, quello può essere utile. Gli LLM sono abbastanza bravi a spiegarti cosa fa un pezzo di codice. Oppure un sistema dove io dico, io vorrei fare un programma che fa questo, se tu hai un LLM che è specializzato nel fare programmi Arduino, è ovvio che tu puoi ti generare un sacco di codice. O anche spiegazione degli messaggi di errore, perché spesso alcuni software generano dei messaggi di errore che sono incomprensibili e un LLM è abbastanza bravo a spiegarti. Quindi sì, nella parte di abilitare alla costruzione. E invece per quanto riguarda la parte di prodotto, Internet of Things, quindi aggiungere l'AI come feature sulle creazioni fatte con Arduino? Già, Arduino negli anni poi ha sviluppato una sua piattaforma cloud che serve per rendere molto semplice connettere device tra di loro, device con le app, quelle cose lì. Per cui diciamo quella roba lì è abbastanza diffusa. Ora quello che sarebbe interessante da capire è far connettere dei device con degli LLM dietro, per capire come magari un device che c'è nel mondo chiedere aiuto a uno di questi modelli per farsi fare delle cose, farsi spiegare delle cose. Chiaramente una delle evoluzioni di questi modelli qua è il fatto di accoppiargli degli agenti che vadano in giro su internet a fare delle cose. Può darsi che uno di questi agenti potrebbe essere un oggetto fisico in spazio. Quindi, parlando di AI, Massimo Banzi mi ha detto che una cosa molto utile sarebbe utilizzare l'intelligenza artificiale come aiutante per chi costruisce cose con Arduino, e quindi avere un AI che ti dice guarda, scrivendo questo codice puoi fare questo, oppure leggendo questo codice capisci questo. E non è l'unico che mi dice questa cosa qua. Ormai penso che nel futuro il grosso dei software, dei programmi e queste cose qua avranno non più il libretto delle istruzioni, ma un aiutante virtuale fatto con l'AI che ti spiegherà tutto. Dal gestionale aziendale, a quello per le tasse, al libretto delle istruzioni per costruire un tavolo. Questo perché i language models in particolare permettono ormai a noi di interagire con la tecnologia semplicemente parlando, senza saper programmare o senza dover accedere a app o cose strane, e per questo molti si immaginano che il telefono con le app sarà presto antiquato e noi potremo fare tutto semplicemente parlando. Due aziende stanno provando a intercettare questo trend, AI Pin e Rabbit, per cui ho chiesto a Massimo Banzi cosa ne pensasse. Che ne pensi dell'AI Pin? Uno dei miei ex studenti ci ha lavorato sopra con una parte di design principalmente. Io ho una grande passione per la storia della tecnologia, infatti spesso parlo, adesso ho cominciato da un po' a parlare nelle aziende utilizzando la storia della tecnologia per estrarre dei messaggi su come poi succedono le cose nel mondo. E ho fatto recentemente una presentazione partendo da due device degli anni 90 che hanno fatto la storia, sono stati tecnicamente dei fallimenti, ma sono quelli che ci hanno dato tutta una serie di tecnologie che sono fondamentali per quello che facciamo noi oggi. Può darsi benissimo che questo AI Pin non vada bene, però già il fatto che è arrivato questo aggeggio arancione Rabbit, che è uscito dopo... È uguale l'AI Pin concettualmente come risoluzione del problema. Questi però sono, hanno detto, ah, figo, però vedo già una serie di problematiche e cerco di fare una versione diversa. Da questa intervista Massimo mi sembra una persona guidata principalmente dalla passione verso la tecnologia, che misura il proprio successo in base a quanto è riuscito a cambiare il mondo e a risolvere problemi pratici. E questa cosa è successa. Arduino ha creato veramente un nuovo modo di fare tecnologia. Esattamente come YouTube ha permesso a tutti di poter fare video, i blog hanno permesso a tutti di raccontarsi, Arduino ha permesso a tutti di fare robot e circuiti. Inoltre Arduino è nata proprio ad Ivrea e ce l'ha fatta a diventare internazionale di successo, dove purtroppo l'Olivetti è stata stroncata a metà. Chi conosce la storia di Olivetti rosica del fatto che eravamo là per e poi non ce l'abbiamo fatta. Il successo di Arduino secondo me
riassumibile nel fatto che ha risolto un problema vero e pratico in maniera genuina e diretta, dando la precedenza all'open source, che ha permesso a tutti di far nascere spontaneamente community senza dover investire tanto in marketing. E soprattutto Arduino, anche se nata in Italia, è stata internazionale fin dal giorno zero, espandendosi fin dall'inizio in Italia, in America, in Europa e in Asia.